L'inquinamento della pianura padana arriva sulle pagine della prestigiosa rivista National Geographic e la reputazione di questo angolo di Nord Italia non ne esce bene. Secondo i dati diffusi dall'OMS, i cittadini del bacino del Po respirano l'aria peggiore d'Europa. Non è certo una novità per chi vive in provincia di Cremona, un territorio situato in una sorta di catino in cui i contaminanti tendono a ristagnare. Cremona è tra le città più inquinate d'Italia, tra i primi posti anche per il numero di malati e morti di tumore, in particolare al polmone, malattie respiratorie e leucemie. Esiste un tema di fondo che è quello del traffico che è generalizzato in tutta la pianura padana. Abbiamo industrie anche importanti, soprattutto alcune di tipo, parlando della città di Cremona, ovviamente legate al polo siderurgico alla periferia della città. Abbiamo un inceneritore che doveva essere chiuso, mi risulta già 6 o 7 anni fa, e la cosa non è stata fatta. E poi avete in provincia un'enorme quantità di impianti a biomasse. Tutto insieme, ovviamente, questo fatto va considerato e produce veramente un mixing di inquinamento notevole, soprattutto per quanto riguarda il particolato che è ritenuto più responsabile di creare patologie nelle persone. Cremona detiene un altro non invidiabile primato, la provincia con la più alta mortalità Covid. E il nesso tra inquinamento e diffusione della pandemia non è casuale. Nel nord c'è stato un eccesso di mortalità che è stato superiore al 60%. Il sud ha avuto un aumento invece del 40% e sostanzialmente anche il centro Italia ha avuto un aumento, diciamo, molto molto più contenuto. Quindi è chiaro che l'inferenza suggestiva tra l'inquinamento e la gravità ovviamente del Covid esprimono una correlazione direi presumibilmente molto molto attendibile, insomma.